Cari amici del canale YouTube Noi del Marchesato, bentrovati da Tonino Parisi. Oggi vi racconto una storia veramente molto bella ed emozionante da alcuni punti di vista. Vi racconto la storia di Mattea Messino, questo ragazzo di 24 anni proveniente da Villanova d'Asti in Piemonte, che purtroppo all'età di 16 anni gli viene diagnosticata una malattia molto importante, una spondilite che purtroppo lo costringe a stare quasi immobile per 3 anni. Successivamente, grazie all'aiuto, all'affetto degli amici, dei parenti, dei genitori, ma anche degli ottimi medici, riesce a uscire fuori da questo tunnel e quindi cerca successivamente di riscattarsi in quel modo. Attraversando tutta l'Italia a piedi, e successivamente, esattamente nel 2024, a gennaio, il 7 gennaio, inizia questo percorso attraverso l'Italia, che lo porterà poi in diversi punti dell'Europa in bicicletta. Parte dal Piemonte, Corsica, Sardegna, Sicilia, e ovviamente noi abbiamo saputo che sarebbe passato anche dal nostro bellissimo borgo, da Santa Severina. Siamo ovviamente in provincia di Crotone e ovviamente lo abbiamo accolto per bene. È arrivato a Santa Severina, abbiamo fatto un bel aperitivo in piazza, gli abbiamo mostrato il castello e poi la sera siamo stati all'agriturismo Armirò. Da ringraziare ovviamente tutti lui personalmente, anche la cara Lucia Santoro e Raffaele Cariano e il suo pub, e ringraziamo anche il dottore Bruno Cortese. L'Aristippo Turinsensi ci ha fatto visitare il castello, di cui Matteo è rimasto veramente affascinato, e poi l'agriturismo appunto Armirò, dove abbiamo cenato e ho avuto l'occasione appunto di intervistare. Gli ho fatto anche una bella sorpresa: sono riuscito tramite amicizia, tramite ovviamente il caro amico Peppe Muscianese e la moglie, a intervistare i nonni di Matteo, e quando gliel'ho fatto vedere lui era stato veramente molto emozionato perché non se l'aspettava. Quindi sorprese su sorprese. Guardate. Che a 16 anni doveva gioire, doveva divertirsi e pensare a tutt'altro. Invece beh, mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune e quindi sono stato costretto, sono passato dall'agonismo al dover stare seduto su un divano, perché mi è venuto questo problema che non mi ha permesso né di continuare ovviamente a correre né di fare nessun altro tipo di sport. Quanto è durato questo problema? È durato all'incirca 3 anni, anche se poi si è prolungato un po' più a lungo prima che si risolvesse del tutto. Ovviamente un problema che ti ha assolutamente cambiato di vivere, il tuo modus vivendi, quello che tu facevi, la tua abitudine è cambiata in maniera assolutamente totale, giusto? Sì, è cambiata del tutto, perché ovviamente io mi allenavo spessissimo, non dico tutti i giorni ma quasi, e da questo sono passato veramente a non fare più nulla, quindi è stata tosta. Dopo qualche anno che vivevi in questa condizione, sei riuscito finalmente a uscirne fuori, ovviamente con l'aiuto della famiglia, l'aiuto degli amici, ovviamente anche di medici veramente molto bravi da questo punto di vista. Guarisci, quindi a questo punto che cosa succede, Matteo? Guarisco e decido che la mia vita doveva avere una svolta, e ovviamente questa svolta ce l'ho avuta quando ho deciso di andare a lavorare in un rifugio. E qui ho scoperto quella che era la vita che avevo perso, e così ho cambiato modo di pensare, e in questo modo è venuto fuori l'idea di percorrere l'Italia a piedi durante lo scorso inverno. È iniziata questa avventura. È iniziata poi questa grande avventura. Matteo, finalmente il 7 gennaio arriva il giorno fatidico, parti per il Giro d'Italia, utilizziamo questo termine. Quali sono state le tappe finora e quale sarà il tuo itinerario futuro?
Allora, sì, sono partito il 7 gennaio da Villanova d'Asti, che è il borgo in cui sono cresciuto, e da lì mi sono diretto verso la Liguria e poi ho percorso la Costa Azzurra fino ad arrivare a Marsiglia. Da Marsiglia mi sono imbarcato per la Corsica e ho attraversato la Corsica, la Sardegna, la Sicilia per poi arrivare qui in Calabria e precisamente oggi ci troviamo a Santa Severina. Un piccolo promiguo lo dico io, sei in Calabria, tra virgolette la tua Calabria, perché tu sei legato sentimentalmente a una ragazza che comunque è calabrese, di Gioiosa Ionica, e quindi eri a conoscenza del tipo di impatto che ti aspettava. Siamo delle persone molto calorose, ce lo diciamo da sole. Rispecchia quello che ti sto dicendo? Assolutamente sì, l'ho visto l'anno scorso e l'ho raccontato in tutti i modi perché l'anno scorso arrivavo dall'Alto Adige, avendo percorso l'Italia a piedi, e io fino alla campagna non ho percepito calore da nessuno, o comunque da Da poche poco. persone, e questo mi ha un attimo stupito e fatto riflettere perché comunque noi italiani ci vantiamo un po' del nostro essere. Attenti, caldi. Esatto, e quindi mi ero un attimo demotivato. E poi, caspita, sono entrato in Calabria e ho visto un cambiamento abissale, ma Che si proprio percepisce, si giusto? percepisce e si vede proprio come ti saluta la gente. Oggi sei arrivato a Santa Severina, cosa ne pensi? Anche se hai visto poco. Beh, il borgo è molto carino, l'impatto più grande lo dà il castello, che è un qualcosa di spettacolare. Abbiamo fatto un aperitivo leggero, vero? È molto leggero, alla calabrese, quindi è leggerissimo. Matteo, secondo me ha fatto un po' troppo ciclismo, vero? Forse, sai che faccio la stessa fine poi. Allora, Matteo, sei giunto a Santa Serena, hai appena visto un quarto del castello, cosa ne pensi? Penso sia veramente il castello più bello che abbia mai visto. Fantastico. È stata dura la salita, un po' sì. Però È la salita impegnativa, poi però ne vale la pena. ne vale la pena assolutamente. Abbiamo visto che hai assaggiato un piccolo aperitivo di quelli calabresi. L'accoglienza calabrese penso sia unica e va E tu sempre, ne sai ne qualcosa, so giusto? qualcosa. Devi sapere che le telecamere di noi del Marchesato si sono mosse e abbiamo una sorpresa per te. Guarda. Allora, buongiorno a tutti. Mi scusa che sono un po' emozionata, non ci riesco. Vabbè, ringrazio sto signore che ospita mio nipote, un bravo ragazzo. Mi auguro che ci sia altra gente come voi altri. Io vi mando un grosso abbraccio a tutti voi e anche a mio nipote, un bacione dai nonni e buona giornata a tutti. Ciao tesoro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, E grazie. saluti. Grazie bene. Ciao Ciao tesoro. Matteo. Ciao, Te ciao, l'aspettavi? assolutamente no, sicuramente non mi aspettavo di poterli vedere qua e sicuramente è una grandissima emozione anche perché non li vedo da un po', so quanto ci tengano, è È bellissimo. una cosa straordinaria, Matteo, le coincidenze che stiamo trovando qui a Santa Severina.
il comandante della stazione carabiniere del tuo paese è originario di Santa Severina, una signora che è in Svizzera è originaria del tuo paese, conosceva tuo nonno e quindi abbiamo insomma qualcosa di veramente straordinario, tra l'altro poi via etere, internet, è fantastico che riesci subito a raggiungere il cuore di tutti. Parlando con Matteo ho capito che lui è nei vari posti dove va, specialmente nei borghi a dei ganci, San Giovanni Fiore e così via, e il suo gancio a San Seno è un gancio diciamo naturale, è venuto forse in maniera assolutamente spontanea, è stata la cara Lucia Santoro che tutti conosciamo. Lucia, Matteo ci diceva del calore che ha trovato qui a San Severo. Chi più di te ci può dire qual è il calore della Calabria in genere, visto che tu sei pugliese di origine, però nata e cresciuta a Bergamo e poi trasferita qui a Santa Severina? Esatto, chi meglio di me, visto che ho passato la stessa esperienza, situazione. Però non parlo di me, voglio parlare di lui. Perché ho conosciuto questo splendido ragazzo che è dolcissimo, ha uno sguardo tenerissimo, è come se fosse mio figlio, perché mio figlio è molto più grande. E... ha fatto bene secondo te a intraprendere questa avventura? Assolutamente sì, e l'ho scritto e lo ridico pubblicamente, è un insegnamento per i nostri giovani e non solo, a non mollare mai. Io ne so qualcosa perché ho passato un'esperienza negativa anch'io molti anni fa, l'ho superata grazie a Dio, ma non ho mollato e tu ne sei la prova della tua, la tua esperienza, la tua malattia. Continua così, credo che farai tante avventure come queste, sicuramente sempre migliori. Noi ti aspettiamo, grazie. Magari... in vacanza con la tua ragazza, la tua famiglia, con chi vorrai, noi siamo amici, ti ospiteremo, ci ha fatto molto piacere conoscerti, che dire, Tonino, gli auguriamo le cose più belle, ti auguriamo le cose più belle, speriamo di averti accolto, l'abbiamo fatto benissimo. Col cuore, quel poco, ma comunque l'abbiamo fatto col cuore, tu hai detto che la Calabria è per te... hai sì, detto la che è la terra della gentilezza e io lo confermo questo perché l'ho provato anch'io, ci sto bene, mi sono trasferita e questo è uno splendido borgo come poco abbiamo potuto farti visitare, veramente poco, perché purtroppo sei anche stanco, devi riposare, domani riparti per San Giovanni, quindi hai tanto ancora da fare. Che dire, tutto io là. Ti auguro davvero ogni bene. Grazie. Perché lo meriti. Grazie. Ok. E il caro Matteo dove poteva pernottare se non all'agriturismo Armirò, ben 18 anni di servizio qui nella provincia di Crotone, assolutamente uno degli agriturismi più rinomati della zona. Una serata un po' particolare, Sergio, perché ospitiamo una persona particolare che non mangia carne, pensa Sergio che cosa gli hai preparato? Ma questo è stato un piccolo shock per me, perché avevo preparato il fuoco per arrostire salsiccia, carne, tutte queste cose come facciamo noi qua giù, anzi per di più, tutto fatto in casa. Mezzo giro del mondo, l'Europa è la cosa principale del mondo, perciò uno che va in giro e conosce piano piano tutti i paesi, diceva giusto prima, cerca di scrivere tutto possibile, ti arriverà. Io ho girato anche in mezzo mondo, però quando tu non fai notizie, scrivi e così via, col tempo, quando uno ti racconta qualcosa, poi ti auguro che va tutto in fine. E questa sera, dato che tu mi hai scioccato che non posso fare la carne, la salsiccia che abbiamo fatto in casa, ho cercato di tutto cose possibile sul punto di vegetariano, capito? Cioè, fino anche peperone che non è l'estate, ho trovato dei peperoni alla svelta oggi per arrostirli qui al fuoco, sulle braccia. E vedrai che c'hai il sapore calabrese che non lo deve dimenticare mai, va bene? È un po' memoria. La memoria deve essere qua, i peperoni arrostuti, come dicevano i tuoi stessi antenati. Questo viaggio? Beh, questo viaggio ha un po' come scopo quello di
di far sì che i ragazzi soprattutto credano un po' in loro stessi e non si facciano abbattere dagli ostacoli che nella vita ci sono, possono essere più grandi, meno grandi, ma comunque nella vita li troviamo, li troveremo, e quindi la cosa importante è riuscire a non farci abbattere e avere sempre dei sogni, perché credo siano fondamentali e siano quella cosa che ti faccia credere in un futuro migliore e anche in te stesso, fondamentalmente. E dopo Santa Severina e la Calabria, quale sarà il tuo itinerario futuro? Beh, adesso proseguirò verso la Sila, poi attraverserò il Pollino e piano piano attraverserò tutte le regioni italiane, per poi uscire e girare l'Europa in lungo e in largo, dal Portogallo alla Norvegia, dall'Islanda alla Moldavia fino alla Grecia, per poi ritornare proprio nel mio borgo. Prima di salutarti, promettici innanzitutto che ritornerai a Santa Severina e, seconda cosa, chi vuoi salutare? Beh, saluto la mia famiglia, i miei amici e chiunque mi sostenga durante questa esperienza. Sono sempre più persone, quindi saluto tutti. Matteo Calabria, numero?